Parliamo delle novità dall'Olanda. Il 2013 è un anno davvero speciale per la città di Amsterdam. Si festeggiano infatti i 400 anni degli splendidi canali patrimonio dell'UNESCO, i 125 anni del Conservgebouw, la riapertura del Rijksmuseum e tanti altri eventi unici nel loro genere, tutti ricorrenti nei prossimi 12 mesi. Tra i numerosi eventi importanti, quello più atteso è senz'altro quella della riapertura del Rijksmuseum, a seguito di 10 anni di ristrutturazioni e rinnovamenti. Il nuovo Rijksmuseum riaprirà il 13 aprile 2013. Lo studio spagnolo di architettura Cruz e Ortiz ha trasformato l'edificio ottocentesco in un museo del XXI secolo, ampio e luminoso, con un nuovo impressionante ingresso, strutture all'avanguardia, sale restaurate e un nuovo padiglione dedicato all'arte orientale. Gli arredi delle sale, opera dell'architetto parigino Jean-Michel Villemot, fondono la tipica grandiosità ottocentesca con un più moderno design. Con un edificio interamente rinnovato, nuovi servizi per il pubblico, un nuovo giardino, il ritorno della famosa ronda di notte nella sua galleria originaria, i visitatori non potranno che essere sbalorditi. Ben 80 anni di Amsterdam e dell'Olanda, dal Medioevo ai giorni nostri. Per la prima volta saranno esposti insieme dipinti, stampe, disegni, fotografie, argenti, porcellane, maioliche di Delft, mobili, gioielli, costumi e oggetti della storia olandese provenienti dalle residenze dell'epoca. Più di 30 sale saranno dedicate al Secolo d'Oro, quando la giovane Repubblica Mercantile guidava il mondo nel commercio, nelle scienze, nelle imprese militari e nelle arti. Il cuore del museo sarà la Sala delle Eccellenze, magnificamente restaurata, in cui saranno esposte le opere di Frans Hals, Jan Steen, Jan Vermeer e Rembrandt van Rijn. Inoltre, il Rijksmuseum ospiterà una nuova sezione interamente dedicata al XX secolo. Poi, dal 21 marzo 2013, apre il Keukenhof, il più bel parco floreale del mondo. Il 21 marzo 2013, il Keukenhof riapre le proprie porte al pubblico per la 64esima edizione. Da diversi anni il parco dedica ogni sua stagione ad un paese, ponendo come tema principale, dal 21 marzo al 20 maggio 2013, il Regno Unito sarà al centro dell'attenzione con il tema Regno Unito, paese dei meravigliosi giardini. Con la vivacità che lo contraddistingue, il Keukenhof presta quest'anno particolare attenzione alla Gran Bretagna, con un meraviglioso mosaico che riproduce il Big Ben e il Tower Bridge. Parliamo del giorno del re. Lo scorso 28 gennaio la regina Beatrice dei Paesi Bassi ha annunciato l'intenzione di abdicare il prossimo 30 aprile, anniversario del suo 33esimo anno di regno, in favore del figlio maggiore, il principe Guglielmo Alessandro, Prince Willem Alexander, e di sua moglie, la principessa Maxima. Il 30 aprile 2013 il principe Guglielmo Alessandro salirà quindi al trono succedendo la madre, la regina Beatrice. Durante la cerimonia, che in Olanda ha carattere di investitura, il sovrano viene ufficialmente investito del titolo di monarca da parte dei suoi sudditi e assume la guida del regno. L'investitura che ha luogo in Olanda è una cerimonia diversa da quelli di altri paesi in cui il re o la regina vengono incoronati. La differenza consiste nel fatto che l'incoronazione ha carattere religioso, mentre l'investitura ha carattere laico. La cerimonia ufficiale di investitura del re Guglielmo Alessandro avrà luogo il prossimo 30 aprile ad Amsterdam. Dal 2014 le festività del giorno della regina, finora tenutasi sempre il 30 di aprile, verrà chiamato giorno del re.
e verrà festeggiata il 27 aprile, in coincidenza con il compleanno del principe Guglielmo Alessandro.